Chiamo il dottor Pierpaolo Anastasia che ci parlerà dell'impatto del sisma sull'equilibrio psicofisico dell'anziano, strategia di intervento post-emergenziale. Loro sono il gruppo diciamo, di Psico Plus, di Psi Plus, e io li chiamo Psico Plus. Psi Plus, e io li ho sempre chiamati distorcendo tutto Psico Plus. In realtà loro sono un gruppo che hanno lavorato moltissimo sia qui in quest'ultimo periodo che prima nelle Marche, vero? E anche attualmente nelle Marche e sono venuti a continuare questo progetto che avevano iniziato nella zona del sisma delle Marche. E hanno continuato a farlo quando le persone sono ritornate nella zona di Amatrice. Sì, plus onlus, buongiorno a tutti. E, beh, in realtà negli ultimi interventi sono stati toccati diversi punti che sono poi strettamente connessi con quello che andremo a dire adesso, no? Dalla spiritualità, dal ruolo attivo dell'anziano e con la conseguente inclusione, no? All'interno della comunità dell'anziano che vedremo, insomma, un ruolo essenziale. La narrazione, che si può intendere anche, si può estendere anche a tutto, diciamo, il tema che andremo a trattare. Allora, come si fa per cambiare? Ah, faccelo qua. Ok. Facciamo, lei di dov'è? Io sono vicino a Lecce, vicino a Manduria. Perché abbiamo lo stesso accento Sì, l'ho straniero. notato ad Antrodoco. Siamo Stesso accento stranieri. straniero. Esatto. Migranti. Diverse. Esatto. Allora, l'anziano, questa definizione di anziano mi è sempre piaciuta tanto, quindi la riporto sempre. L'anziano come custode, custode della comunità, custode della memoria collettiva, un vero e proprio ponte tra il passato e il presente. Quindi, quando parliamo di includere l'anziano, pensiamo al fatto che non sarebbe molto difficile farlo, semplicemente occorrerebbe riconoscere l'importanza che a livello comunitario ha l'anziano. Nello specifico dell'evento sismico, ovviamente il trauma che ha portato il sisma è andato a colpire le vulnerabilità già abbastanza, diciamo, importanti in casi di cronicità nelle persone, nelle fasce più fragili, quindi in particolare negli anziani. Cosa ha portato l'evento sismico? Ha portato alla rottura degli equilibri. Alla rottura degli equilibri precedenti, quindi vi è stata una perdita, no? Dei punti di appoggio abituali, i ripetuti spostamenti in ambienti non conosciuti. Pensiamo ad esempio alla fase immediatamente post-emergenziale, in cui ci sono stati numerosi spostamenti da parte di tantissime persone anziane verso la costa. I cambiamenti del caregiver. In seguito all'evento sismico c'è stata la cosiddetta, per esempio, fuga delle badanti, che sono rientrate, fuga delle badanti. Molte badanti sono rientrate nei territori d'origine, sono scappate, insomma. E le difficoltà dei caregiver, quindi anche quando si tratta di familiari, non, ricordiamoci che anche loro hanno vissuto il sisma e quindi anche loro hanno avuto delle difficoltà, no? Nel poter garantire lo stesso livello assistenziale. Appunto, quindi le difficoltà nel mantenere globalmente gli stessi livelli di assistenza fino a quel momento previsti e il senso di sradicamento. Salve. Ciao. E ovviamente il conseguente senso di sradicamento. Questo può provocare uno scompenso, soprattutto nelle fasce più fragili, quindi negli anziani.
con un possibile crisi sul piano psicologico e sul piano somatico. Quali le possibili conseguenze? Il riacutizzarsi delle malattie croniche, la perdita più o meno rapida dell'autosufficienza motoria e comportamentale, l'incremento dell'uso improprio di farmaci ansiolitici e antidepressivi. È stato registrato un importante aumento post-sisma di ansiolitici e antidepressivi. Capire quanto fossero necessarie o quanto invece sarebbe stata opportuna una presa in carico un po' più biopsicosociale, per agganciarmi a quanto detto prima, questo è da dimostrare. Sicuramente c'è stato un uso spropositato, un abuso. Quindi questa foto mi riporta molto a queste terre di mezzo, no? Quindi a questa fase, no? Di cui abbiamo parlato anche ad Antrodoco. In cui concretamente gli anziani per un periodo sono stati spostati su territori in alcuni casi mai vissuti e scarsamente conosciuti. C'era gente che non era mai stata a mare, terra di mezzo. Ovviamente questo è un gioco di parole perché ci riporta anche a una dimensione interna. Ho ripreso la frase di un mio collega immediatamente nel periodo che ha seguito il primo spostamento verso queste terre di mezzo, no? E questa frase ci fa capire quanto anche le piccole cose sono necessarie per ristabilire gli equilibri psicofisici degli anziani. Dice: nei loro contesti di origine sono molto radicati alla routine quotidiana. Parliamo di comunità legata a prassi tradizionali, all'allevamento. Quando manca questo, soffrono molto la sedentarietà, la monotonia della vita in albergo. Uno dei primi interventi che ha fatto la Protezione Civile per alleviare l'angoscia degli anziani nei campi è stato quello di spostare i piccoli animali domestici dentro il campo. Le galline, ad esempio. Sembra banale, ma ha avuto un risvolto importante. Quindi la quotidianità è stata stravolta, con potenziali effetti sull'equilibrio già vulnerabile di persone di una certa età. Permanenza nelle strutture ricettive. Cosa è successo? Diciamo che l'anziano, e non solo lui, è come se fosse vissuto in quel periodo in una situazione sospesa, in una bolla di sapone, le abitudini cambiate, gli spazi forzatamente condivisi, precarietà, senso di incertezza sul futuro. Abbiamo registrato un aumento dell'ostilità, dell'aggressività, dei disturbi del sonno, di quadri depressivi e di apatia, e una crescente intolleranza nei caregiver. Il rientro nelle SAE, seppur non recuperando gli stessi spazi precedenti, comunque hanno garantito quantomeno un minimo di riservatezza degli spazi e il poter ricontattare i propri luoghi d'origine, tuttavia profondamente mutati. Quindi quali devono essere gli obiettivi per quanto riguarda il livello psicologico, diciamo da un punto di vista psicologico e sociale? Sicuramente quello di favorire l'elaborazione del trauma partendo dalla memoria e dalla narrazione, e un graduale accompagnamento e ridefinizione della comunità. Ovviamente vado un po' più veloce così entriamo nei tempi. Come? Counseling psicologico individuale e familiare che riguarda eventualmente anche il caregiver, unità mobile in collaborazione e in sinergia con l'ASL, siamo costantemente sui territori non solo di Accumoli, Amatrice o dei centri più noti, ma anche e soprattutto delle frazioni, perché questi centri hanno un numero elevatissimo di frazioni che risultano essere molto isolate, con diversi anziani che hanno proprio difficoltà a raggiungere i centri e sono quelli che hanno portato un bisogno maggiore.
E poi empowerment di comunità, sostenere il ruolo chiave dell'anziano. Alcuni esempi di come l'abbiamo fatto. Uno degli esempi più importanti è stato quello di favorire che cosa? Favorire la prosecuzione di una delle attività già presenti ad Accumoli prima del sisma, cioè la banda. La banda di Accumoli ha sempre funzionato prima del terremoto, durante e dopo. E non perché l'abbiamo voluto noi, ma perché ce l'hanno chiesto loro. Abbiamo sostenuto la banda, e questo cosa ha comportato? La banda è composta sia da persone anziane, di mezza età, e ragazzi. È estremamente importante a livello simbolico l'aver sostenuto la banda di Accumoli, perché permette innanzitutto alle generazioni di comunicare, stimola e fortifica il senso di resilienza, e rappresenta un ponte tra il pre e post terremoto. Io vado avanti, mi riorganizzo, recuperando però quello che ero prima, non scindendomi. In partenza, in collaborazione con ActionAid, un ciclo laboratoriale che faremo in questi territori, Accumoli, Amatrice, abbiamo chiamato Storie e Memorie. In cosa consiste? Noi abbiamo raccolto, sempre attraverso il servizio di unità mobile, idee. Abbiamo raccolto idee e proposte da parte della popolazione, e noi poi ci abbiamo messo un suggerimento operativo. L'incontro di questi due aspetti ha portato a questa serie di attività che hanno come mission quella di promuovere ancora una volta il dialogo tra le generazioni, anziani, adolescenti e bambini. L'anziano racconterà, l'adolescente attraverso le nuove tecnologie registrerà e magari interiorizzerà, e andrà a condividere quanto emerso a tutta la comunità, e i bambini parteciperanno attraverso delle attività ludiche. Sono due attività differenti. Questa è nel tempo e parte da qualcosa che già era presente. Questo è uno stimolo alla condivisione e al dialogo tra le generazioni. Quello che accomuna entrambe le attività è il fatto che, per poter evitare uno scompenso costante, e quindi poi anche la possibilità di una cronicizzazione di determinati aspetti sociali e medici, è importantissimo recuperare, narrare, raccontarsi, riprendere quello che è stato e non fermarsi lì, però, e ridefinire il futuro, però portando con sé il proprio bagaglio. Qualche foto. Potete vedere la differenza di età. E vi invito a visitare, il nostro sito psiblus.org, il nostro canale YouTube. Ad Antrodoco abbiamo fatto vedere un video molto carino, che era questo, in cui abbiamo intercettato la popolazione di Amatrice, di una fascia di mezza età e anche anziana, non altrimenti contattabile in quel momento, attraverso che cosa? Attraverso la riproposizione delle loro attività culinarie. Ci hanno fatto vedere come si cucina la matriciana, e hanno anche spesso il desiderio di sfidare il cuoco, lo chef Rubio, non so più. Sì. Però sul canale YouTube voi trovate tutte le altre attività che stiamo portando avanti come Psiplus, in collaborazione con i servizi e con i partner che di volta in volta ci danno fiducia. Grazie.